stata una cosa organizzata all'ultimo momento, però il mondo sportivo vedo che ha risposto in massa. Il mondo dello sport napoletano si riunisce oggi a Palazzo San Giacomo per un incontro di auguri in vista di un nuovo anno che si spera ricco di successi, ma anche e soprattutto che faccia conseguire risultati che vanno al di là del lato agonistico, mettendo in risalto il lavoro quotidiano che associazioni, enti ed atleti fanno in ogni quartiere della città. Questi giovani di oggi hanno due strumenti che possono salvare, è lo sport e la cultura. Lo sport con i suoi valori, il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario inteso come il rispetto della persona. Quando si vive con i valori che si acquisiscono dello sport, una persona diventa una persona che può vivere in un ambiente civile, in una società civile come la nostra. Purtroppo c'è molta leggerezza nel fare le critiche a un'amministrazione, poi come quella di una grande città come Napoli. Senza sapere che purtroppo tante volte un'amministrazione prende le problematiche, eredita le problematiche dell'amministrazione passata, quindi diventa difficile poter poi essere a disposizione vicino alle sessioni sportive anche a livello economico. Andremo a Rio, forse andremo anche a Tokyo, se insieme ci mettiamo, ma dobbiamo portare più bambini, più medaglie. È il giusto modo per battere la camorra e dargli, come dicevi tu, la cultura. Ma non solo. Bisogna inventarsi delle nuove ricette. Mi auguro che la politica centrale abbia più attenzione per questa amministrazione, attuale e futura, perché è stata un po', diciamo così, trascurata sotto l'aspetto delle energie economiche. Poter riavvicinare il mondo delle istituzioni al mondo dello sport. Due mondi che sembrano apparentemente scollegati, ma invece insieme possono fare tanto e diventano una propulsione, diventano un motore incredibile di sviluppo per la città, perché sì, poi ci sono realtà incredibili, insomma, lo sport della città, ma oltre, come dire, a creare fenomeni, e ne sono tanti in città, io poi ho visto cose incredibili in quest'anno, atleti straordinari in ogni disciplina sportiva, ma creano anche sviluppo, creano anche economia, creano anche, soprattutto anche occupazione per quello che si può dire, e creano soprattutto degli uomini migliori. Quindi questo binomio tra istituzione e mondo dello sport, secondo me, in questo canale, in questo binario, porta sicuramente a migliorare la città. Quindi noi di questo ci vogliamo fare portavoci, promotori, vogliamo portare a compimento il progetto che è stato messo in campo sulla legge 147, il censimento di tutti gli impianti della città, i piani di fattibilità. Speriamo che anche la Regione ci dia una mano, un augurio sincero anche da parte mia, da tutta la Giunta e da tutta l'articolazione del Comune di Napoli, che crede come noi nello sport, lo sport come grande presidio di legalità della nostra città. Attraverso lo sport diamo delle alternative ai nostri figli, ai nostri ragazzi. Forse questa è la missione etica più importante che voi vi date ogni giorno, non tanto di realizzare campioni, perché quello di campioni ne esce 1, 2, 3, ma sicuramente io lo percepisco girando la città. Lo sport è considerato, insieme alla scuola, uno dei principali punti di attrattore e di alternative al degrado, alla deviazione e al crimine. Io credo per uno di voi, donne o uomini, che alla sera torna a casa, forse questa è la soddisfazione più grande, quello di aver detto ho contribuito a creare un punto di riferimento e un'alternativa. E questa è la missione in cui anche noi crediamo.